sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Le curve in aria, lancia la volata, ma esce sulla destra la camionetta del mondo. Lotta e competenza, attenzione anche a Elisa Balsamo. Elisa Balsamo, Elisa Balsamo, quasi vince il trofeo Alfredo Vita. 4 vittorie consecutive per la leader track, è proprio la loro corsa. L'emozione di Elisa Balsamo sul podio con la campionessa del mondo Lotta e competenza in terza posizione. Ben ritrovati amici di Scratch, puntatona oggi, anche perché sono circondato da due bellissime ragazze. Una la conoscete già, è la mia Ilenia Lazzaro, che oggi è venuta a trovarci, grazie Ilenia. Buonasera. E poi in una forma veramente strepitosa ho Alessandra Cappellotto. Buonasera. Campionessa del mondo, e bisogna anche ricordarsi che sei stata campionessa del mondo, è vero o no? Bisogna ricordarsi perché è passato talmente tanto tempo. Ma che ne frega, però voglio dire, uno campione del mondo rimane... Io quando vedo scritto ex mi dà una tristezza enorme. Uno può essere ex di tante cose, ma non ex campione del mondo o ex olimpionico. Le vinte sono tue, quell'anno non l'ha vinto nessun altro. Ah sì sì, le ho vinte sì, sia maglia che medaglia sono a casa mia, quindi sì. Per poi sempre. È pur vero che ci sono tanti ex campioni del mondo che fanno i filosofi, che la cosa però a me non piace più tanto, perché uno se è stato campione del mondo bisogna rispettarlo. Quando poi diventano filosofi uno si aspetta sempre, sai, ma quello è stato campione del mondo, allora
possono dire delle cagate anche loro o no? Vabbè, assolutamente sì. Ah, sì, eh. Poi Nico, tu che sei un giornalista dovresti saperle ste robe. Guarda, io so che tu quando fai queste battute qua c'hai la lingua multitasking. Allora io continuo sempre a dire le stesse cose. Adesso mi hai provocato e adesso mi lasci uno spazio. Io non lo faccio mai. Io non sono mai stato giornalista, non ho mai detto che sono un giornalista. Io sono un conduttore televisivo che ha fatto della propria arte, che sono un grande comunicatore perché ho studiato per quello, e quindi, ma non sono un giornalista, anche perché essere giornalisti vuol dire attribuirsi un titolo che non è tuo. I giornalisti penso che paghino le loro tasse e se lo fanno bene e sono già anche poco pagati, però è un tipo, come dire, dottore. Se non sono dottore, non sono dottore. Se te ti dicessero lei non ha mai vinto nulla, si incazzerebbe, signora Cappellotto, no? Altro che. Però o viene uno e dice io sono campionessa del mondo, non lo so, di una garetta, uno direbbe guarda, sta attenta, io ho fatto sono campionessa del mondo di una cosa vera, ti dici campionessa del mondo di bocce, di quart'ultima. Credo che i titoli vadano risparmiati, perché tanta gente poi alla fine pensa che sei giornalista. Io ho lavorato in Rai, tu sai quanti anni, e adesso, ma anche se mi chiamavano giornalista, sarei detto non sono un giornalista, perché ho un millantato credito, quindi credo che questo sia sbagliato. Grazie. Va bene? Grazie. No, grazie a cosa? Grazie nel nome di chi giornalista lo è davvero, e si è fatto un mazzo così per essere. Certo, ma chiudiamo questa parentesi. Ma non vuol dire che io non mi faccio il mazzo, io lavoro lo stesso, mi faccio il mazzo in altre cose. Però bisogna sempre mettere i punti. Però non devi dire delle cose che non stanno in cerente. Chiuso. Invece con Alessandra sono stracurioso di come è andata la tua bella avventura, perché io ho seguito negli anni scorsi, tu sai che io mi faccio un vanto che ho lavorato insieme a Gino Bartali, no? Per un anno l'ho frequentato tantissimo, un anno meraviglioso, 94, e lui mi ha insegnato tantissime cose, principalmente l'umiltà, già ce l'avevo io nelle mie corde, figurati lui. E lui sai che è stato l'albero tra i giusti, quindi un personaggio veramente illustre, no? Ha salvato delle vite umane. E si dice che basta salvare una vita, anche se non c'hai l'albero dei giusti a Gerusalemme, tu sei comunque un giusto tra i giusti. E tu hai portato qua tante ragazze, mi pare 14 ragazze afghane, di cui se non vado errato 5 le hai praticamente adottate e stanno ancora qua. Io non ti faccio i complimenti, tu sei una dea. Come sta andando la cosa? No, io ho semplicemente fatto la cosa che pensavo fosse giusta e in realtà poi si è dimostrata esserlo, le ragazze stanno bene e mi danno soddisfazione perché è in pratica come avere quasi adottato 5 ragazze. E chi ha figli sa che anche rompono un po' le scatole molte volte e quindi bisogna essere ogni giorno lì, però sono bravi. 2 ragazze sono nel team UCI, quindi vivono in Svizzera, le altre 3 sono qui in Italia, lavorano, vanno a scuola, quindi stanno veramente facendo passi da giganti, hanno il passaporto di rifugiate qui in Italia, quindi sono completamente integrate e sono brave. Chi ha vinto Cittiglio? Perché me lo chiedi? No, ti chiedo. Elisa Balsamo. Ecco, mi pare che in quelle latitudini si vede la televisione, no? Sì, 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 sì. Quindi oggi, come oggi, quando parlano di distributori di democrazia, quelli che distribuiscono la democrazia con le bombe, per me non sono dei distributori di democrazia, sono dei distributori di bombe, quindi non è che sono nelle corde. Il distributore di democrazia sono le gesta della Balsamo, che esporta qualcosa di unico, e quella è una bomba positiva. Se non è oggi, domani, ma sarà sicuramente, oramai è un orologio che si è avviato e che pian piano, se noi non screditiamo le donne e le donne non si screditano tra di loro, riusciamo anche ad avere forse un risultato nel breve termine importante. Ma io penso, poi voglio sentire Alessandra. La copertina che ti ho mandato in onda è perché donne che commentano altre donne, è meraviglioso. Beh, ma bisogna dire che insomma il ciclismo femminile, ma il ciclismo in sé è cambiato tantissimo negli ultimi anni, è diventato divertentissimo e le ragazze, non c'è una gara che non corrano veramente pronti via ad alto livello.
La televisione ha aiutato tanto, perché da quando ci sono le dirette TV, anche certo, molto più lunghe, si vede proprio la differenza anche nel modo di correre. Le squadre sono sempre più strutturate, ma abbiamo veramente tanti telespettatori nuovi che sono arrivati, perché è divertente vedere il ciclismo femminile, perché non è scontato, perché sono al di là, lanciano mille messaggi positivi. È vero che anche al maschile, e lasciami fare solo un cappellino, un messaggio positivo lo stanno lanciando, soprattutto questi ragazzi giovani, perché vedere un Pogacar che all'arrivo della Sanremo si complimenta con il resto del podio, tra l'altro suoi amici, ma non solo, perché ho visto Pogacar abbracciare Valerio Conti dopo certo, 250 km di fuga. E la cosa che mi fa male è vedere ex campioni che criticano questo atteggiamento, che invece è bellissimo, perché in un mondo di guerre lo sport certo, dovrebbe unire, è vero. In gara si è avversari, ma come ci insegna il rugby, no? Finita sì, la corsa si ritorna ad essere amici, perché no? Quindi sì, veramente questi ragazzi giovani ci stanno dando sì, tanti messaggi. Tu che hai corso a livelli agonistici importanti, anche una volta c'era la frase in più che usciva fuori nel gruppo, ma poi dopo tutto finiva là. Sono tanti i giornalisti che pompano certe notizie, o sbaglio? Anche i giornalisti, ma secondo me sono proprio i ragazzi giovani che stanno cambiando marcia, come ha detto Ilenia, ma come hai detto tu prima, sta cambiando il mondo e non è detto che chi è stato campione abbia la verità in tasca, e anzi soprattutto chi è riuscito anche a vincere qualcosa di importante, come è successo a me, deve anzi cercare di aiutare il movimento, aiutare i giovani, aiutare per esempio le donne che vanno in bici, avere un'attenzione particolare invece che certe volte sedersi sul trono e far finta di essere i re. Io trovo che io ormai parlo, sono un pensionato, sono qua in termini gratuiti per dare una mano delle persone qua, ma sinceramente a volte dico, vabbè, però mi sento anche in dovere e anche in diritto di soffermarmi su quello che è la mia visione nel prossimo futuro, perché se guardo alle spalle, io prima del Covid dicevo il Covid ci renderà migliori, e invece ci ha reso ancora peggiori di quello che io mi potevo immaginare. Noi abbiamo sacrificato tanto quell'anno, abbiamo lavorato a zero perché non c'erano gare, siamo stati l'unica trasmissione, perché per educazione anche nei riguardi dei telespettatori che stavano più a casa, quindi e Screcce è saltata in aria perché lavoravano tutti. Ma quello che a me preoccupa molto, Alessandra, e tu sei dentro anche l'ACPI, per cui sei una portavoce sana, io sto notando questo, che questa campagna elettorale che è partita 4 anni fa, sta continuando con toni molto aspri, non faccia male agli attori, perché gli attori si possono dire quello che vogliono. Però credo che faccia male a dei ragazzi social, perché i ragazzi sono più social di noi, e quindi se quando vedono dei vecchietti, mi metto anche io in mezzo, che titolano o danno insulti, qua 2 o 3 settimane fa è arrivato un ragazzo del team Sogno Veneto, e gli ho fatto la domanda, lui intelligentissimo, di cosa si aspettava dai manager, e lui ha detto, guarda, noi non siamo stupidi, devo dire, 2 o 3 volte che dicono una cazzata, uno per noi ha perso completamente. Cioè, non è come i giovani tagliano a un certo punto, sanno quando uno non è un fiacuioso, uno che parla per niente, no? E quindi questi qua li perdiamo, perché non è più educazione. Lo sport è educazione, è simbologia, liturgia, sono tante cose lo sport. E credo che quando nei social si insulta, quelle persone vadano additate. Che parlino, che critichino, perché è giusto, ma gli insulti no. No, gli insulti non vanno mai bene, ovviamente, però i giovani questo lo sanno, come hai detto tu, il ragazzo che era qui settimana scorsa, insomma, è stato chiaro. Non ci si può insultare neanche in gruppo, perché ci sono telecamere dappertutto, sono passati, e quindi tantomeno. E quelli del calcio sono più fregati di tutti, ragazzi. Beh, ma anche il ciclismo niente, ormai sono talmente 45 telecamere, se uno basta che faccia un piccolo ruttino e viene giù il mondo. Vabbè, dai, stai attenta, io ti mando Nonantola, Gran Premio Giacobazzi, Junior, donne e uomini, a
Andiamo in onda? Questi sono gli amici di Modena. Li salutiamo perché insomma Enzo Marini prima e dopo company ci verrà a trovare. Avanti con la clip. Della cartolina di apertura riservate all'abbazia romanica intitolata a San Silvestro e poi alla Torre dei Modenesi, lo stile medievale di uno dei simboli della città di Nonantola, dove si corre il Gran Premio Giacobazzi, trofeo città di Nonantola da quest'anno, gara riservata alla categoria juniores, donne e uomini. Un timido sole dopo giorni di pioggia accompagna le operazioni preliminari della gara riservata alle donne junior, 8 giri di un circuito di 9 km per un totale di 72 km, 123 atlete al via in rappresentanza di 21 team, abbiamo visto la BS Carrera che presenta Brillante, Zambelli e Iaccarino, già plurivincitrici l'anno scorso nel 2023, Iaccarino anche nel Giro della Nazionale, poi la Breganze che presenta al via anche Ilaria Tambosco, seconda ai campionati italiani di ciclocross e altre atlete anche nella top 10 nella gara di Volta Mantovana del 3 di marzo che è stata l'apertura della stagione riservata alla categoria juniores. E qua la nazionale polacca, quindi un tocco di internazionalità per la corsa di Nonantola, qua vediamo invece le atlete del Conscio Pedale del Sile, anche loro con ragazze già presenti negli ordini d'arrivo, quindi un lotto di partenti molto 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 alto. Abbiamo intravisto intanto, qua vediamo le atlete del Messico, le messicane della Monex Pro Cycling Team, abbiamo visto anche comparire la figura di Paolo Sangalli, CT della Nazionale Juniores Under 23 ed Elite, è venuto a vedere da vicino molte delle sue atlete, vediamo anche presente Francesco Moser che non manca mai a Nonantola, lo ricordiamo che il Gran Premio Giacobazzi si correva tanti anni fa per dilettanti e da quest'anno, come abbiamo detto, la gara riservata alla categoria juniors. Intanto compaiono le prime gocce sugli obiettivi della telecamera, segno che il tempo in questo momento sta iniziando a cambiare e vedremo che non sarà proprio una fortuna per le atlete. Con le immagini siamo già entrati nel vivo della corsa con un meteo ancora abbastanza clemente ma che andrà peggiorando con il passare dei chilometri, stagione dicevamo aperta a Volta Mantovana dove ci sarà anche l'arrivo di una tappa del Giro Women, una gara comunque condizionata fortemente dal maltempo che non lascia troppo spazio alle fughe, se ne registreranno tre, quelle un pochino più sostanziose, la prima messa in atto da Francesca Sorgi della BFT Burzoni insieme a Sofia Jakubowska della Nazionale Juniores della Polonia ed Emma Gottole del Team Villier Chiara Perobon, per loro un vantaggio quantificabile in metri e non in secondi, poi il tentativo partito in contropiede appena sono state riprese loro tre da parte di Ilaria Marinetto della Breganze Millennium insieme a Marisol dalla Pietà della BFT Burzoni ed Urso
sulla SIPCO della nazionale polacca, per loro un vantaggio massimo di 15 secondi. E poi nel finale, a due giri dalla fine, ancora un tentativo di Anita Baima della BFT Burzoni, campionessa del mondo delle eliminazioni insieme ad Asia Rabbia della Racconigi, ma per loro non c'è nulla da fare perché il gruppo li mette nel mirino per preparare la volata finale. Ed eccolo qua lo sprint finale, a giocarsela sono le atlete della BFT Burzoni e del Consio Pedale del Sile, ma sbuca a doppia velocità Eria Giulia Bianchi della BS Carrera, che vince con due bici di vantaggio. Lo vediamo anche da questa inquadratura, per lei la vittoria, la prima vittoria da juniores, lei che l'anno scorso da allieva aveva centrato tre successi. Lo vediamo qua che vince nettamente davanti ad Asia Sgaravato della BFT Burzoni, vincitrice anche del traguardo volante, e terza posizione per Matilde Cenci con Scio Pedale del Sile. Ma adesso andiamo a sentire le parole della vincitrice. Innanzitutto partiamo da questo, com'è stato correre con un maltempo così forte? Abbastanza particolare, non sono abituata, non ero abituata a questo tempo, non pensavo di far così bene, perché appunto l'anno scorso non ci sono state gare con questo tempaccio, però è stata abbastanza dura. E la prima vittoria nella categoria junior, tu sei esordiente, te l'aspettavi così presto? No, assolutamente, infatti dopo l'arrivo ero veramente tanto contenta, come l'aspettavo. Ovviamente molto emozionata. Adesso a questo punto ti chiediamo quali sono gli obiettivi per il 2024. Io sono aiuto in primo anno, io cercherò di far bene in tutte le gare e basta, diciamo che gli obiettivi non... devo ancora scoprirla questa nuova categoria, ecco. Chiudendo, c'è una dedica per questa vittoria? A tutti i miei compagni di squadra e al mio DS. Dopo la gara delle 12 delle donne juniores, le immagini vanno alle ore 15 per la partenza degli uomini juniores, che li vediamo impegnati a svestire gli smanicati, le mantelline, sotto lo sguardo di Francesco Moser, perché il meteo inizierà a concedere loro una tregua dopo che le ragazze invece avevano chiuso la loro gara sotto una pioggia battente. 163 partenti in rappresentanza di 27 team, per loro rispetto alle ragazze un giro in più, quindi 9 giri su un circuito di 9 km per un totale di 81 km. Prima parte con le solite scaramucce, un po' il vento di traverso alla marcia dei ragazzi che allunga nelle stradine attorno a Nonantola il gruppo, solo degli allunghi. Poi al quarto giro, prossimità del traguardo volante, che evade una fuga di tre uomini. All'inizio del quarto giro evade questa fuga di tre uomini, come dicevamo, composta da Edoardo Raschi della Fratelli Giorgi, vincitore a Volta Mantovana, per lui la prima vittoria nella categoria juniores, lui che l'anno scorso aveva centrato 5 vittorie da allievo, insieme a due compagni di squadra della Pool Cantù GB Junior Team, Riccardo Colombo, anche lui all'esordio nella categoria juniores, per lui una vittoria da allievo nel 2023, e ad Adam Bronakowski, atleta polacco che l'anno scorso si era classificato secondo nella Cirie Pian della Mussa, corsa classica in salita per gli juniores. Il loro vantaggio oscillerà tra i 10 e i 18 secondi, rimarranno fuori quasi per tre giri, non ci sarà nemmeno la volata per il traguardo volante, come vedremo fra poco. Ad aggiudicarselo sarà Riccardo Colombo davanti ad Adam Bronakowski ed Edoardo Raschi. Appena i tre verranno ripresi, a due giri dalla fine evade la fuga che risulterà
decisiva ai fini della corsa e allungano in 5 in maniera molto decisa anche con il benestare del gruppo. Sono Armin Caselli del team ciclistico Paletti, Nicola Battain della Industrie Forniture Moro, Antonio Mured della MEPAC Junior Team, Andrea Pezzi della ciclistica Omnia Imola e Thomas Rigamonti della Pool Cantù GB Junior Team. Nel giro di pochissimi chilometri i 5 battistrada guadagneranno 1 minuto e mezzo abbondante sul gruppo inseguitore, mentre fra loro e appunto il gruppo ci saranno altri contrattaccanti un pochino più frazionati e ad una manciata di secondi, ma non riusciranno più a rientrare. Nel finale i ragazzi, i 5 fuggitivi, iniziano a studiarsi, perdono qualcosina sul gruppo che insegue, ma ancora il vantaggio è rassicurante. E qua la volata lanciata lunghissima da Thomas Rigamonti, che resiste al ritorno degli avversari e vince al photo finish la sua prima gara da juniores, lui che è un secondo anno, lui che l'anno scorso col team Biringhello aveva ottenuto solo un quinto posto. Photo finish anche per la piazza d'onore che andrà a Nicola Battain, che veramente per un millimetro supererà Armin Caselli, terzo quindi sul terzo gradino del podio, quarto Andrea Pezzi e quinto Antonio Mured, gli altri due che erano nella fuga decisiva. Qua esulta Thomas Rigamonti, mentre poi il gruppo, l'avanguardia del gruppo, arriverà a circa 20 secondi dal vincitore, qua con una volata generale. Ecco qua, e fra poco sentiremo le parole del vincitore. Prima vittoria da juniores, che gara è stata? Ma allora, siamo partiti che il tempo non era bellissimo, infatti siamo partiti forte appunto per tenere caldo un po' la gamba, poi ha smesso di piovere, è uscito il sole, sono stati un po' di scatti e controscatti e agli ultimi due giri sono partiti due, io poi dopo 50 metri sono partito, sono andato a prenderli, i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro, hanno tappato un po' tutti i buchi e si sono messi davanti a frenare il gruppo e siamo riusciti ad arrivare all'arrivo. E durante la volata è partito prima un compagno di fuga e poi sono partito io e sono riuscito a tenere la testa fino all'arrivo. Obiettivi per il resto della stagione? Ma allora, innanzitutto riprendere la forma, che questa preparazione invernale è andata benissimo. E obiettivi, liberazione di Roma è uno in cui punto tanto e poi quello che arriverà sempre ben accetto. Le doti ovviamente l'abbiamo capito, velocista, passista veloce le tue, immaginiamo. Sì, non sono propriamente velocista, però sono molto veloce e preferisco percorsi un po' più ondulati che così piatti, però me la cavo anche in questi. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi. Sì, questa è stata una bella giornata, abbiamo cambiato un po' l'impostazione della giornata, abbiamo voluto dedicarla alla donna. Questo è il weekend della donna e poi qua siamo nella terra di Alfonsina Strada. Era giusto e doveroso aprire la stagione organizzativa con una gara femminile e poi con la gara femminile abbiamo agganciato anche la gara juniores e così abbiamo fatto una bella giornata completa di ciclismo per i ragazzi e le ragazze di 17-18 anni. A Nonantola di solito si è sempre corso la gara riservata ai dilettanti negli anni 90, è tornata a distanza di tanti anni di assenza nel 2021, ovviamente c'è la volontà di poter continuare sempre con questo format. Sì, è un percorso che abbiamo intrapreso con l'amministrazione comunale che va in scadenza naturale, speriamo di rinnovarlo con la prossima amministrazione. Sono stati 4 anni, per la verità dovevamo partire nel 2020, poi è arrivato il Covid, ma siamo ripartiti nel 2021, è stato un bel percorso, un bel viaggio e adesso cerchiamo di programmare, diciamo, il futuro per i prossimi 5 anni con la nuova amministrazione.
Ben rientrati amici di Scacchini. Quando dico cacchiate devi dirmi, Alessandro, Nico, hai detto la ragazza, ah, perché ho visto questi, so che volevi farti un dono, perché tu non sei dell'ACPI. Io ero dell'ACPI, adesso mi occupo solo del CPA, quindi il sindacato dei ciclisti professionisti a livello mondiale, però l'ACPI è sempre nel mio cuore, perché è stata la mia prima associazione, e ho portato il vademecum dell'ACPI. Certo. Grazie. Salutiamo il presidente Cristian Salvato e tutti grazie. I componenti del consiglio. Questo è utilissimo, ci sono... Ah sì? Eh sì, perché ci sono... guarda, io sicuramente lo leggerò con attenzione. Noi stiamo sponsorizzando la causa di Rino Baron, che tu conoscerai sicuramente, che so, il 6 di aprile presenterà la sua bella organizzazione, e noi lo seguiamo con le classifiche. Che ricordi hai, anche se è un uomo che aveva, insomma, altri uomini sotto, no? No, era la squadra delle donne. No, no. Baron ha avuto la campionessa olimpica, la due volte campionessa olimpica, Antonella Belluti. E Vera Carrara anche. E Vera Carrara. Che io con una nota un po' storta e distorta, sto guardando un po' la pista, si sono ricordati fino di Vera Carrara, ma non si sono ricordati della Belluti, che è stata per me forse la prima donna italiana a aver fatto uno spartitraffico, uno spartiacque sul ciclismo moderno. Sì, un'atleta meravigliosa, una donna incredibile. Antonella, ti aspettiamo qua, lo rilanciamo questo appello, perché so che ogni tanto ci guarda. È stata veramente una grande atleta. Anche l'Arino Baron ci ha messo del suo. Un grande uomo di sport comunque. Sì, perché soprattutto in quegli anni, quindi parliamo di 30 anni fa, 25-30 anni fa, non erano molti gli uomini che si occupavano delle donne, che guardavano le donne, che avevano voglia di investire tempo e denaro sulle donne. Quindi cos'è cambiato da quegli anni ad oggi? È cambiato il mondo. È cambiato il mondo anche grazie al lavoro di ACPI, di CPA, al lavoro mio personale. E l'ultimo gradino, l'ultimo gap l'abbiamo chiuso proprio settimana scorsa, perché per la prima volta in UCI, al Consiglio del Ciclismo Professionistico, sono state aperte le porte alle donne. Quindi io ero in rappresentanza delle atlete, c'era la rappresentanza dell'associazione dei team femminili, c'era la rappresentanza degli organizzatori delle gare femminili, quindi ASO e Flandere. Quindi l'ultimo gap anche a livello istituzionale è stato chiuso, adesso c'è da continuare il lavoro già iniziato. Ma ci sono delle difficoltà ancora oggi all'interno del mondo politico? Io cerco di occuparmi soprattutto anche dell'aspetto tecnico delle ragazze. La difficoltà sono i numeri, come Ilenia sa benissimo. Insomma, il gruppo a livello di top atlete è ancora un po' da rinfoltire. E a livello politico, a livello mondiale no. In Italia invece restiamo un paese abbastanza retrogrado e molto maschilista. Ilenia giustamente diceva che le gare femminili adesso hanno quell'aspetto frizzante, combattivo, bello, che all'estero apprezzano molto più che in Italia. Io seguo la televisione olandese perché vivo molti mesi l'anno in Olanda, e posso assicurare che in Olanda e in Belgio le gare femminili sono seguite al pari di quelle maschili, se non di più. È questo, no? Come quando si parla del calcio negli Stati Uniti d'America. Cioè, il calcio sono le donne, poi dopo un bel tocco arrivano gli uomini. Un po' come il rugby, che stiamo facendo passi da gigante, che era un po' una cenerentola. Sai cos'è che io ho sempre cercato di combattere? Il fatto, adesso non Ilenia Lazzaro è un caso che sia non nata qui, perché con quel già le doti, ma era una ragazzina e bimbina quando è iniziato qua e si è fatta la sua gavetta e ha studiato tanto. Lei si prepara, adesso se sbaglio mi correggo, si prepara tanto, quasi maniacalmente, quando deve commentare una gara. Le sue 120-130 gare le commenta all'anno, che non sono poca cosa. Se tanto mi dà tanto fosse stato un uomo, tutti quanti adulerebbero e porterebbero in alto questo nome. Ho visto tanti di quei
scappati di casa che dopo quattro cronache si credevano di interati. Parlo anche io perché sono stato anch'io, ho fatto quelle quattro, ma non andavo in giro a dire oh. E allora, perché lei? Perché sono le donne che pagano sempre dazio. Allora, se una donna parla è arrogante, se una donna pensa di pensa di sapere. Però quello che ancora oggi trovo nel ciclismo, e mi dispiace, lo dico con un po' di rammarico, l'importante è che abbia un bel culo. E a me questo un po' dispiace, perché dietro il culo che ci sta bene, però c'è anche una persona. Cioè questa cosa qui sembra banale, ma non lo è. Non lo è per niente. E in questo le donne vorrei che facessero più fronte comune. Ma le donne secondo me fanno fronte comune e secondo me quello che accadrà nei prossimi anni è anche avere più donne nell'ambiente del ciclismo. Finora era prerogativa maschile che l'ex ciclista diventasse direttore sportivo, meccanico, massaggiatore. Adesso stanno entrando sempre più donne, speriamo che ce ne siano sempre di più. Il Tour de France Azzo sta già usando ex atlete. E capaci soprattutto. Esatto. Sì, sì, sì. Ricoprono anche le italiane che sono all'estero, donne ricoprono capaci, tutti dei come persone ruoli capaci, di un certo tipo, sì. Non vogliamo essere al contrario, cioè in contrario azione e reazione. Donne capaci, persone capaci vorremmo. Ma anche da inserire, sì, capaci e da inserire nei vari ruoli, in modo che sia normale, che diventi normale, certo, vedere le donne che fanno il lavoro il lavoro che adesso noi pensiamo sia dedicato invece agli uomini. E quindi classifica Varon, prima lo spot, perché ricordiamoci che l'11 e il 12 di maggio da Varon ci saranno anche delle grandissime occasioni di grande sport, o sbaglio? Nation Cup, esattamente. Nation Cup. È tanta roba. Yes. Ben entrati amici di Screcci, si parlava di questo opuscolo del 2024, c'è Alfonsina Strada pure. C'è anche Alfonsina Strada. Ricordiamola perché Alfonsina Strada è stata... Ma
come avevo ricordato l'anno scorso, sì, con orgoglio Alfonsina Strada è entrata nei testi delle scuole elementari, perché c'è stato proprio un progetto a livello nazionale, anche la scuola di mia figlia, con la storia di Alfonsina Strada. Posso dirti, posso dirvi, il ciclismo dovrebbe entrare come materia scolastica, credo, eh? In Belgio, per le esempio, storie, è certo. Sì, ma in Belgio, per esempio, il regalo della cresima è la bici da corsa. Anche qua una volta. No, la, qua è normale, la da corsa. Da corsa. Qui è di solito l'orologio, la, sì, catenina, lì è la bici da corsa. Sì. Chi va, chi fa la cresima ha la bici da corsa, è una roba fantastica. Normale, ma per loro è così. È un mezzo di trasporto. Voglio farti un'altra domanda, visto che si è occupata molto, non soltanto per quanto riguarda, beh, una che si occupa dei diritti dei lavoratori, si sa che ha una vocazione sul sociale, no? Quindi con le donne, con queste ragazze. Da poco c'è stato il processo per quanto riguarda l'assassino, il delinquente che ha ucciso Rebellin, tu so che si è spesa anche in Rai, sei andata col metro e mezzo, eccetera. Possiamo mettere tutti i metro e mezzo che vuoi, ma quel metro e mezzo diventa un chilometro se la testa di furigine delle persone non capisce che comunque il pedone, il ciclista è, diciamo, la parte più debole del circo, no? Per cui, ecco, cosa ne pensate di questa cosa qua? Io credo che sia ancora grave la situazione, perché anche in questi giorni un altro ragazzo morto sotto un camion. L'hai detto tu, il metro e mezzo uno deve avercelo in testa, perché avere rispetto per chi è in strada, che potrebbe essere tuo figlio, tuo cugino, tua mamma, tuo papà, dovrebbe essere qualcosa di normale. Invece in Italia ancora siamo lontani anni luce, anche qui. Si va in bici, si è pericoloso, perché io parlo con tutti, è pericolosissimo. Tu ci vai tutti i giorni, io vado via con la gravel adesso, guarda, saranno tre mesi che non esco con la bici da strada. Uno che lo faccia per scelta, lo posso condividere. No, ma io non lo faccio per scelta, lo faccio perché Nicola c'ha 35 km, arrivare a fare una salita e ho paura. E allora come si fa a pensare a un mondo che cambia, le macchine, le grandi città sono inquinatissime, come si può pensare a un mondo così? Quando la gente dice faccio il grave, giustamente, piuttosto che andare a lavorare in bici, perché anche nelle grandi città è un far west. Ma guarda, io parlavo l'altro giorno con Alessandra Giardini, che saluto, lei abita a Bologna, e lei mi diceva che questa nuova legge dei 30 all'ora ha avuto tante critiche, ma per chi abita in città è stata una manna dal cielo, certo, perché che tu vada in bici o che tu vada in macchina, comunque ci metti meno tempo di prima, cioè bisogna entrare nell'ottica che accelera, frena, sì, perdi più tempo, e molti ad esempio sono stati incentivati a Bologna ad andare, certo, in bicicletta. Anche perché nelle grandi città, l'ha inventata Torino, i semafori, quelli là che erano sincronizzati, prendevi uno verde, li prendevi tutto verde, se andavi a una velocità adeguata. Andiamo per i ragazzini, che è la parte più importante per questa trasmissione, quindi l'XIO Città di Albengo con i giovani, valide come prima prova del circuito Italia Bike Cup Young. Ciao Young, quindi ciao bambini, no? Ciao ragazzi. Esatto, ecco. Il nostro amico Saku è la seconda parte delle gare che abbiamo visto la settimana scorsa. Ti mandiamo un sacco di saluti. Appassionati di mountain bike, ben ritrovati con l'Italia Bike Cup Chao Yang, Coppa Città d'Albenga, Campo Chiesa con la città di Albenga, con l'isola Gallinara, questa inconfondibile vista ormai per gli appassionati, e qui il paddock con l'organizzazione a cura della UCLA 1991 del presidente Alessandro Saku in cabina di regia, e l'apporto è quello fondamentale dell'amministrazione comunale di Albenga. Con le categorie giovanili in gara, infatti eccoci qua in griglia, siamo con la categoria degli esordienti di primo anno, due giri per loro da affrontare, di fatto questo è l'Italia Bike Cup Young, Chao Yang. A Verona infatti non c'erano le prove giovanili e questa è la prima prova per loro, con un centinaio di esordienti pronti allo start, e quindi con la partenza il via è dato, e ora ragazzi potete scatenarvi, via per il percorso di 4 km di Albenga Campo Chiesa in casa della UCLA 1991.
è stato fatto tanto, perché una allerta arancione causa maltempo ha fatto spostare le corse dal mattino al pomeriggio e ha costretto gli organizzatori a posticipare di diverse ore le corse, e il disagio, appunto, che è stato cercato di limitarlo il più possibile, ha visto comunque numeri importanti partire, quindi obiettivo raggiunto. Intanto vediamo là davanti che ci sono due uomini che nella corsa esordiente di primo anno hanno guadagnato qualche metro. Si tratta di Davide Maglione della ciclistica Rostese e Gabriele Molinari Franz Engele della Cardun Cardano. Poi c'è Gabriele Molinari, che vi abbiamo visto in un frangente della James Bike, che insegue. Eccoci qua, tandem al comando, Franz Engele e Davide Quattrone. 4 km che è il percorso da affrontare per due volte, causa appunto del maltempo che ha flagellato il percorso. È stato deciso di eliminare diverse centinaia di metri, infatti siamo al limite dei 4 km, sono state eliminate le zone più pericolose. Resta comunque un percorso completo con ampi dislivelli, tratti naturali, single track, parti artificiali, rock garden, salti e poi la parabolica. Ucla 1991 è un po' l'emblema a livello di immagine di questa manifestazione. Eccola qua, infatti, che viene solcata dai ragazzi. Situazione che non cambia, con Quattrone là davanti in prima posizione, Franz Engele in seconda posizione, e poi attenzione, perché compare la sagoma, quella della James Bike Team 2, e quindi si sta velocemente riavvicinando anche lui, Gabriele Molinari, della James Bike Team 2. Vediamo quindi poi con numero 8 c'è Alessandro Turata del Team Verona Mountain Bike, dietro nelle posizioni più di rincalzo, in quinta posizione adesso per lui. Intanto siamo già lanciati verso le fasi conclusive con Davide Quattrone, che ha lasciato la compagnia attualmente anche con Franz Engele. Però attenzione, perché c'è la maglia della James Bike in buia, c'è Gabriele Molinari che si è riportato sotto, praticamente pochissimi metri li distinguono, e si entra sul rettilineo d'arrivo. Eccoci qua, subito che cominciano a duellare, arrivo a ranghi ristretti praticamente in questa prova di mountain bike, ma è Davide Quattrone della ciclistica rostese che va a prendersi la vittoria davanti a Gabriele Molinari della James Bike in buia. E in terza posizione giunge Franz Engele della Cardun Cardano, quindi terza posizione, terzo gradino del podio per lui. Il pubblico ovviamente pronto a scattare, ad immortalare questi momenti con Nicolò Maglietti della Mountain Bike Cinghiali, che arriva a tagliare il traguardo in quarta posizione. Poi arriva quinta posizione Alessandro Turata, Team Verona Mountain Bike, per lui, quindi quinta posizione. E poi il tifo scatenato per tutti e per tutte, arriva in sesta posizione Edoardo Ducco, ciclistica rostese, settimo Leonardo Barinetti, BC Camogli Golfo Paradiso, ottavo Elia Marconi della società ciclistica Barbieri, nono Mattia Benvenuti, Bikers Petrosino, decimo Mirko Signorelli, dopo il team Verona di Mattia Benvenuti, Bikers Petrosino invece Mirko Signorelli, per la classifica riservata alla categoria esordienti di primo anno. Le maglie difficilmente riconoscibili, c'è anche il commissario tecnico della nazionale Mirko Celestino, e Davide Quattrone è il leader della categoria. Il quadro della categoria si va a stilare, intanto esordienti di secondo anno che si preparano in griglia. Qui c'è il campione italiano Davide Grigi, Team Alba Orobia Bike in griglia, ma attenzione anche a Mattia Canfora, Santa Cruz RockShox, è un numero uno, e pronti, e si va quindi, è partita la categoria esordienti di secondo anno. Qui grande rischio subito in partenza per Mattia Canfora, mentre dietro c'è più difficoltà, infatti si scende giù dalla bicicletta con qualche atleta per riuscire dall'effetto di rallentamento che è dovuto alle retrovie. Si riparte però tutti illesi questa prima parte, scende anche giù qualche goccia di pioggia, non è caduta abbastanza precedentemente, ma questo non spaventa i nostri ragazzi, le nostre ragazze esordienti secondo anno in azione. Mattia Canfora adesso, Santa Cruz RockShox Pro Team al comando, che adesso va a passare vicino alla Fit Zone, tutto solo. Ecco qua, colui che ha dominato la precedente edizione.
E poi ancora con il campione italiano, il campione tricolore Davide Grigi, Team Alba Orobie Bike, secondo in questo frangente, arriva la maglia della Costa Masnaga, si tratta di Jacopo Guarnieri, poi con il 5 Tramblan della Lupi Valle d'Aosta, poi arriva con il numero dorsale 15 Michel Careri della Orange Bike Team, il passaggio sulla parabolica, mentre tutto ci formano i fiumi, di scolo sul percorso di gara, e Davide a canfora ne approfitta per whippare un po' sui salti. Arriva anche Davide Grigi, il tricolore del Team Alba Orobie Bike, sulla parabolica, l'accenna un po' più cautelamente rispetto a Matteo Jacopo Gualtieri della Costa Masnaga, che è il terzo atleta adesso che vedete appunto inquadrato. Eccoci qua appunto con i ragazzi, poi c'è Michel Careri, Orange Bike, La Capria, Melavì, Rafael, gruppo sportivo Lupi Valle d'Aosta. Ecco qua i passaggi, abbiamo perso un po' la tabella di questo atleta in questo frangente, spunta un po' fuori anche il sole per andare verso quello che è il finale della categoria esordienti di secondo anno, perché il dominatore dello scorso anno si sta riconfermando. E allora per la gioia dei fotografi e degli operatori, per andare a immortalare per bene il vincitore, la fotografia prende tutta la scena. Mattia a canfora, Santa Cruz Rock Josh. No Mattia, oggi la tua maglia proprio non la possiamo vedere. Ecco qua che arriva il vincitore, Mattia Canfora, come i grandi, festeggia sollevando la bici al cielo. Ecco, sì, puliamo un po' la bicicletta, altrimenti quella sì, la possiamo vedere un po' meglio. Arriva Davide Grigi in impennata, il campione italiano secondo, quindi in impennata con Mattia Canfora, che si va a complimentare con lui, soddisfazione per il portacolori della Costa Masnaga. Matteo Jacopo Putaggio terzo, quarto Michel Careri Orange Bike, mentre la quinta posizione per il Valdostano del gruppo sportivo Lupi Rafael Tramblan. Ecco qua con la sesta posizione, che è ad appannaggio di Matteo La Capria della Melavì Tirano Bike. E poi ancora con Lorenzo Somma Campagna Mountain Bike Le Aquile, ottava posizione Thomas Recchia Pedale Fidentino Racing Team, nona posizione Mattia Pirovano KTM Alchemist Powered, decimo Pietro Resca della Polisportiva Quigliano Bike Marchisio. E quindi questa è un po' la classifica delle prime 10 posizioni della prova riservata alla categoria esordienti di secondo anno. Ecco, ora appunto con la maglia di leader riconosceremo sicuramente meglio Mattia Canfora nella prossima prova, il portacolori della Santa Cruz RockShox Pro Team. E non facciamo in tempo a chiudere una premiazione, che subito siamo in griglia con la categoria donne allieve, per loro tre giri da affrontare, donne allieve primo anno, donne allieve secondo anno, poi careggeranno le esordienti che partiranno subito nell'ordine. E adesso sì, le maglie le possiamo riconoscere, nelle prime linee c'è la BS Carrera, abbiamo visto, ma siamo già partiti subito a sprombattuto con le ragazze, una trentina, poco meno in realtà qui per la categoria donna allieve di secondo anno, poi ci sono anche le donne allieve di primo anno e poi le donne esordienti, per loro due giri. C'è la campionessa d'Italia che abbiamo intravisto al passaggio, Caterina Prataviera della formazione della Carbon Cubo, e c'è Giorgia Sardi che ha vinto lo scorso anno qui. No, non c'è problema, tanto la mamma ci pensa lei a pulire i panni dopo. Torniamo in gara con la categoria donne allieve secondo anno, Liz Revol della Gordon's Velo Evasion. Eccoci qua, la campionessa di Francia in prima posizione, vediamo che ha guadagnato nettamente nei confronti di tutte le altre avversarie. E poi vediamo, attendiamo di conoscere chi arriva. Ecco qua, seconda posizione è l'assoluta, ma è anche la prima della categoria donna allieve di primo anno, è Maria Chiara Signorelli della Santa Cruz RockShox, campionessa d'Europa per quanto riguarda la sua categoria. Lo scorso anno ha ottenuto il titolo appunto per quanto riguarda
la Ilix CO e poi arriva la portacolore della BS Carrera Elisa Giangrasso, Lisa Revol al passaggio nella feed zone, tutta sola in questo momento. Dicevamo per Maria Chiara Signorelli, eccola qua, al Ciocco si è laureata lo scorso anno, campionessa d'Europa, che adesso è la prima assoluta nella categoria donna lieve primo anno, tranne la francese, altrimenti anche la lieve di secondo anno avrebbe messo tutte quante alle sue spalle. Sino a questo momento arriva, a, per quanto riguarda poi la terza posizione nella categoria donna lieve di secondo anno, Nicola Zetti, Forez Racing Team, dietro Elisa Giangrasso, ma non c'è solo ciclismo, poi ben lo conoscete, il paddock si anima con del buon cibo che possa anche dare sostegno e carburare anche a chi viene a vedere le corse, mentre Liz Revol continua imperterrita la propria prova tutta quanta in solitaria, la campionessa francese che proprio qui lo scorso anno, ricordiamo, è appunto protagonista, sta veramente mettendo il fiocchetto a una gara davvero importante con la sua condotta che appunto, come ci siamo abituati a vederla, stacca le dirette avversari. Maria Chiara Signorelli nel frattempo, prima della categoria donne allieve, che appunto conduce, mentre nelle donne esordienti c'è due leader, c'è Bodini e Sardi nel frattempo, si stanno giocando la prova, infatti la telecamera ci mostra proprio la Gagabyte Team, arriva Giorgia Sardi, la piacentina che va a completare quindi la propria prova in 28 minuti e 02 secondi davanti alla campionessa d'Italia Caterina Prataviera della Carbon Hubo a 51 secondi, va a tagliare il traguardo Caterina, e poi terza posizione per Federica Nicoli della Speedbike Rocks. Giorgia Sardi alla riconferma, proprio qui a Campo Chiesa aveva dominato la scorsa edizione. Marta Bodini invece è lei ad entrare nell'Albo d'Oro Monticelli Bike nella categoria esordienti donne per primo anno 2024 davanti a Greta Scuderi della Cardano e davanti a Eleonora Flaviani della Mountain Bike Novagli. Eccoci qua intanto con Liz Revol, con lei che appunto conduce saldamente la corsa delle donne allieve di secondo anno, per lei una prova sublime e appunto oggi rimette insomma il suo sigillo in Italia, la campionessa di Francia che affronta per l'ultima volta il Rock Garden, un'altra novità in pianura questo Rock Garden per l'organizzazione della UCLA 1991, la Francia sul gradino più alto con Liz Revol, donne allieve di secondo anno Gordens Velo Evasion, prima classificata davanti a Maria Chiara Signorelli che appunto arriva a completare la propria prova seconda assoluta, prima donna allieve di primo anno, la campionessa d'Europa appunto chiude al secondo posto, prima donna allieva di primo anno, arriva quindi Elisa Giangrasso, maglia arancio, sì, ci permette un po' più di riconoscere i colori della BS Carrera, al secondo posto, mentre la terza posizione brava anche per Nicole Azzetti, Forez Racing Team, protagonista di una grande stagione di ciclocross. Nicole conquista la medaglia di bronzo oggi a Campo Chiesa e poi ancora quindi con altri arrivi che si susseguono, ma noi ricapitoliamo un po' quelle che sono le maglie con Marta Bodini della Monticelli Bike che conquista la leadership per la corsa esordienti di primo anno donne esordienti, Giorgia Sardi, Gagabyte Team, davanti alla campionessa italiana Federica Nicoli della Speedbike Rocks, donne esordienti secondo anno, donne allievi di primo anno, Signorelli Maria Chiara Santa Cruz, davanti a Messner e Eva Lagrange della Frejus, mentre poi il podio, Lisa Revol davanti a Elisa Giangrasso e Nicola Zetti della Forez, con Lisa Revol ovviamente la leader. E come vedete appunto il podio e le maglie si sono andate quindi a completare. Ora siamo con gli allievi di primo anno, quindi
cominciamo a salire con l'età, 15-16 anni di età, e vediamo appunto pronti, scalpitanti, un po' ancora le temperature dopo la tempesta si sono raffreddate e si parte con loro adesso, con un numero importantissimo, qua siamo a 109 con corridori, veramente numero importante questo che va a sommarsi al totale 1150 partecipanti in questa kermesse di ciclismo organizzata dalla UCLA 1991 del presidente Alessandro Saccu. Con intanto le prime immagini di corsa ci mostra adesso che c'è la scuola mountain bike di ciclismo San Paolo d'Argon. Francesco Bettinelli è primo, è il leader in questo momento alla parabolica. Poi in discesa spunta la maglia, quella della James White in buia. Della Speedbike Rocks. Sono tutte quante tendenti al verde, quindi confondersi è un attimo. Arriva 0.24 secondi in questa, la maglia e la sagoma di Tommaso Cingolani. E si forma la coppia, quindi, là davanti al comando. Francesco Bettinelli, scuola mountain bike San Paolo d'Arcon, e la Speedbike Rocks è Riccardo Fasoli, quindi per la categoria allievi di primo anno che stiamo seguendo il passaggio su questo Rock Garden in pianura, sicuramente siamo abituati a vederli in discesa, ed arriva anche Tommaso Cingolani della 024 Cycling Team, terzetto quindi che si va a comporre con Francesco Bettinelli che appunto adesso al passaggio su questo pendio e decide di scendere giù dalla bicicletta, affronta questo tratto con maggior sicurezza cercando di scendere giù dalla bici gestendo il vantaggio. Qui rischio prima di affrontare il salto del succo, ecco qua appunto che lo affronta Francesco Bettinelli con una ventina, poco più, di secondi nei confronti adesso di Riccardo Fasoli, che anche lui arriva adesso al salto del succo. Ecco qua, con Riccardo che va al passaggio e poi attendiamo Tommaso Cingolani, che appunto si conferma al terzo posto sino a questo momento e che è sempre stato grande protagonista, lo ricordiamo a Courmayeur lo scorso anno appunto sul podio. Ecco qua intanto con la quarta posizione è quella di Giovanni Bosio, da notare la scelta del mezzo che appunto ha la monoforcella là davanti appunto, con intanto dietro che gli sta seguendo con il numero dorsale 10 10 Stefano Pires della Polisportiva Aquiliano Bike e il compagno di squadra è Mattia Olivieri, c'è anche Massimo Bagnariol della Bandiziol Cycling Team che sta appunto inseguendo e sta recuperando posizioni, mentre Francesco Bettinelli si volta, controlla la situazione alle sue spalle, siamo al passaggio nella feed zone, un sorso al volo e poi appunto si riparte con alzandosi sui pedali. Arriva anche Riccardo Fasoli, Speedbike Rocks, con Tommaso Cingolani che sorseggia e poi appunto lancia via la borraccia, e ancora si riva al passaggio con il portacolore della Cicli Fiorin Cycling Team Giovanni Bosio. Quindi queste sono le prime quattro posizioni per la categoria esordienti di allievi di primo anno. E beh, ci vuole anche la musica, ci vuole anche il giusto sound, il ritmo per attendere i ragazzi, le ragazze, poi pronti ad applaudirli, perché sta per arrivare il primo corridore che è Francesco Bettinelli, scuola mountain bike San Paolo d'Argon. Ancora un ultimo sorso prima di lanciarsi nel finale e gustarsi l'arrivo con 52 minuti di percorrenza, tutto in solitario. Francesco Bettinelli della scuola mountain bike San Paolo d'Argon affronta per l'ultima volta il Rock Garden ed entra sul rettifilo conclusivo con le mani sul casco, quasi non ci crede, ma la vittoria è sua. Francesco Bettinelli conquista
la Coppa Città di Albenga con l'arrivo trionfale, sì, solitario per lui davanti al portacolori della Speedbike Rocks, Riccardo Fasoli, 1 minuto e 50 appunto di vantaggio, era l'ultimo aggiornamento della situazione. Riccardo Fasoli si complimenta ovviamente e contento della sua prova, 1 minuto e 52 chiude, ferma il cronometro dietro Francesco Bettinelli, mentre arriva in terza posizione un altro protagonista, il marchigiano Tommaso Cingolani della 024 Cycling Team, che va quindi a completare quindi il podio. E poi attendiamo la quarta posizione con Giovanni Bosio, Cicli Fiorin Cycling Team, quarta posizione per lui, quinta piazza. Attendiamo di conoscere di chi si tratta. La sfida alle spalle per le posizioni è di Roberto Pinna, Santa Cruz RockShox, che precede Massimo Bagnariol della Bandiziol Cycling Team, e dietro alle sue spalle c'è la coppia della Aquiliano Bike con Stefano Piras, che giunge al settimo posto davanti al compagno di squadra Mattia Oliveri. Ecco qua la classifica che ci aiuta con Giacomo Gullì della Gaga Bike Team, la formazione di Emiliano Romagnola, Alessandro Iacchetta, la ciclistica rostese, e quindi va a completare il top 10 della prova riservata agli allievi di primo anno. Quindi il podio che si completa è Francesco Bettinelli, che è il nuovo leader della classifica allievi di primo anno. 52 minuti 47 secondi la conclusione di questa prova. Siamo al rush finale, infatti le luci sono più soffuse perché arriviamo agli sgoccioli appunto della lunga kermesse che ha visto 1150 concorrenti questa organizzazione della UCLA 1991, e si parte quindi con gli allievi di secondo anno. Qui sono 100 tondi tondi i ragazzi che hanno preso il via con il campione italiano Michele Falciani del KTM Alchemist alla testa, ma c'è anche molta attesa per l'atleta di casa. Con Jacopo Butaggio c'è Filippo Grigolini, c'è Paolo Costa. E proprio Jacopo Putaggio, tra l'altro, è colui che in queste prime fasi di corsa guadagna qualche metro nei confronti del resto della compagnia. Ha fatto un cenno in questo momento Jacopo Putaggio, spunta la maglia, quella della James Bike Team Buia, è Filippo Grigolini, che è stato anche campione d'Italia nella categoria allievi di ciclocross, e Jacopo Putaggio sta per completare il primo giro al comando, quindi ovviamente c'è il tifo di casa, il pubblico di casa che sta facendo il tifo scatenato per Jacopo Putaggio in prima posizione. E poi adesso vediamo dietro che però cosa succede, perché arriva Filippo Grigolini, c'è il campione italiano Michele Falciani del KTM Alchemist in terza posizione, poi arriva con Vincenzo Carosi del Race Monte Folcarelli Team, abbiamo visto Noah Filippi della Gordon Svelo, poi qui col numero dorsale 18 c'è Paolo Costa del gruppo sportivo Lupi Valle d'Aosta, e Jacopo Putaggio intanto non si fa problemi, non si volta, deciso con la sua andatura, continua a tenere la testa della corsa al passaggio. Appunto in questi salti Jacopo Putaggio è tutto solo, attenzione dietro, vediamo che però c'è Noah Filippi, il transalpino, che adesso ha superato con la maglia della James Bike Filippo Grigolini, non c'è più invece la maglia del campione italiano Michele Falciani, KTM Alchemist, forse vittima appunto di un guasto meccanico, un circuito molto molto lungo, come detto 4 km e adesso non si intravede più, attardato in questa fase, è intorno alla decima posizione. Noah Filippi, Jacopo Putaggio intanto, si è formata la coppia là davanti, c'è il pubblico qui anche qui che fa il tifo per Noah Filippi, ma soprattutto per Jacopo Putaggio, il tandem di testa adesso che è andato al passaggio gestisce con vantaggio importante
nei confronti di Filippo Grigolini, che sorso d'acqua, un sorso vicino appunto, anche un sorso buttato vicino alle parti meccaniche, ma la situazione adesso vede nettamente al comando quella coppia da là, no, con la Francia e Jacopo Puttaggio. Anzi, Jacopo Puttaggio adesso con l'aggiornamento è leggermente più distanziato, una quindicina di secondi più tardi, quindi adesso ha ceduto un po' il passo l'atleta di casa, con Noah Filippi, che ha guadagnato 15 secondi. È importante questo vantaggio, perché siamo entrati nel gran finale con Noah Filippi tutto solo a fronte con cautela quest'ultima curva, il passaggio sul Rock Garden, prima appunto di fare il suo ingresso nel rettilineo d'arrivo. Fari accesi per andare ad immortalare il vincitore della categoria allievi di secondo anno, con Noah Filippi che vince il portacolore della Gordens Velo Evasion, la Coppa Città di Albenga, con la prova dell'Italia by Cup Chow Yang, che anche oggi ha visto un grande protagonista, con Jacopo Puttaggio che arriva da trionfatore, perché comunque è l'atleta di casa e appunto era tra i favoriti, è arrivato in seconda posizione, bici alzata verso il cielo come se avesse vinto. Terza posizione per Filippo Grigolini della James Bike Team Buia, che va a chiudere quindi il podio della categoria, mentre in quarta posizione arriva Paolo Costa del gruppo sportivo Lupi Valle d'Aosta. Quinta posizione per Samuele Mania della James Bike Team Buia, sesto Francesco Carnevali Cycling Café, settimo Giacomo Santoni Gaga Bike, ottavo Simone Pesenti Biassono, nono Alessandro Biola della Racing Team Riverosse, decimo Marco Soprani della Gaga Bike Team, a chiudere la top 10. E quindi con la classifica finale degli allievi di secondo anno concludiamo qui la nostra cronaca dell'Italia Bike Cup Young Chow Yang. Da Leonardo Metalli è tutto, l'appuntamento con Noah Filippi, il leader, passa alla prossima tappa. Rimanete sintonizzati con il grande ciclismo, che non sbagliate mai. È stato un weekend durissimo, però ci abbiamo creduto fino in fondo, anche quasi tanto in fondo, però siamo lo stesso felici di aver portato a casa due manifestazioni fantastiche, una internazionale e una nazionale, con mille difficoltà, con un maltempo che ci ha messo il bastone fra le ruote fino all'ultimo, perché era alle 13 la scadenza, poi ce l'hanno prolungata alle 14, ma ormai la gente era qua, bisognava farla. Abbiamo finito con le ultime luci, però siamo lo stesso felici e speriamo che tutti ci capiscano e siano tornati a casa felici. Seconda prova del circuito Italia Bike Cup Chow Yang, che non dimentichiamo fa una grandissima opera di promozione del ciclismo, soprattutto per i giovani. Ma penso che siano i numeri che ci danno ragione, e quindi noi andremo avanti su questa strada, promuoviamo i giovani che sono il nostro futuro, e sono quelli che poi vogliamo vedere il giorno prima agli internazionali, quindi lavoreremo sempre tantissimo su questo. Ben rientrati amici di Scratch. Allora, si parlava, intanto grazie ad Albenga, grazie ad Atlantide Video Service, i quali ormai sono 15 anni lavoriamo insieme. Allora, Zappacerre, si parlava di poter intuire, cioè l'intuizione di portare come materia la bicicletta su nelle scuole, specie quelle elementari. Io penso, tutte e due ve lo dico, che il primo mezzo di trasporto per un bambino che appena sa camminare va anche in bici. Se Dio lo consente e la vita non è matrigna, fino a 90 anni uno che sale, io ho visto 90 anni che vanno in bicicletta, quindi è un mezzo di trasporto che è irraggiungibile, perché riesce a battezzare tutte le primavere dell'uomo, no? Quindi questa cosa qua fantastica, quando la insegni a un bambino, e questo bambino se la porta per tutta la vita. Se tu insegni un bambino ad andare in bicicletta, capisce che lui è una persona debole, che non si deve approfittare dei più deboli, che sono i pedoni, ma un domani deve rispettare quando va in macchina, un po' come il film di Dino Risi per i più anziani,
no? Che uno diventa quello che è in quel momento. Quindi questa sarebbe, credo, una questione quasi, se non di vita o di morte, ma anzi di vita o di morte, perché tu non puoi portare il pallone e parlare di sport, di pallone in una classe, ma di bicicletta sì, di opere, di storie, o sbaglio? Ci sarebbe tanto, tanto da dire, tanto da fare con il ciclismo, hai detto perfettamente, perché chi riesce ad avere il rispetto andando in bici ha anche poi il rispetto quando poi diventerà, certo, automobilista o camionista. È un allenamento, rispetto per le donne, la stessa identica cosa. Rispetto per la natura, perché comunque è un mezzo che non inquina, fa stare bene. Il problema è uno solo, Nicola. L'abbiamo visto, ora, ti ricordi l'anno scorso che ho fatto questo evento a Milano, certo, all'Arco della Pace, no? Ed erano arrivati tantissimi bambini che volevano provare la bicicletta. Io mi sono resa conto che in città grandi come Milano i bambini non sanno andare in bicicletta. Perché? Perché è pericoloso. Quindi è un gatto che si morde la coda, quindi prima bisognerebbe risolvere appunto... Quanti anni sono passati? Io, se vado a prendere una puntata di me e di te, penso 15 anni fa parlavamo del problema dell'obesità. Io l'ho fatto perché con lo bianco e nero ho parlato con psicologi eccetera, ma su disturbi alimentari che oggi sono triplicati, quadruplicati. Oggi più che mai è diventato la prima malattia. Per cui anche questa è un'educazione sbagliata che non riusciamo a condividerla con le classi o con i docenti o con i plessi scolastici. Parlo anche per coloro che criticano Tizio, Caio, sempre uno della federazione, di portare idee piuttosto che insulti. Perché queste idee, se tutte sono condivise da tutti, Alessandra, compresi voi, forse si riesce a far breccia anche con il governo, con la politica. Mio, per quanto mio che sia, ma se uno sa che va a parlare con passione, può anche cambiare le sorti della nostra vita. Hai detto tutto tu, perché hai usato dei termini che vuoi che proprio... vada via, cosa vado via? No, ma che manca qualcosa, manca una forza, la forza per andare a parlare con la politica. E per andare a parlare con la politica serve passione. Secondo me la passione riesce a demolire le barriere, sì, a fare breccia, perché ci sono tanti politici che sono appassionati di sport, di ciclismo, sì, di salute, certo, come abbiamo appena detto. Sì. Quindi bisogna forzare un po' lì, rompere quella breccia. Ma cosa... Allora, finché però noi non ce l'abbiamo un po', quando dicono ma se i ciclisti hanno rotto le balle, non vanno a Spina di Pei, vanno in qua... che ci pigliano un po' sempre per i fondelli, continua ad avere questo pregiudizio nel ciclismo, mamma sono arrivato uno, non è tanto cambiato dall'epoca di Ugo Tognazzi, ragazzi, poi li abbiamo tutti laureati, ma loro non li fanno entrare nella politica perché questi appena vedono nella politica di oggi non hanno spazio e scappano via, tanto per dire, io mi incacchio, lei ha avuto i voti puliti, ma poi dopo hanno cercato di riportarla dentro, puliti senza deleghe, no? Lei si chiama Ilenia Lazzaro, ha avuto tantissimi più voti di tutti, puliti, senza deleghe, gente che l'ha votata direttamente, però uno si stanca, un giovane. Beh, bella esperienza, però lo dico già, non la ripeto. Quindi uno si stanca, no, perché per avere gente che ti critica, ti insulta, è quello che io vorrei far capire, Alessandra. La mentalità degli atleti è diretta ed è se mi alleno e quindi lavoro ho risultato, altrimenti no, e quindi mal si sposa con quello che è fare la normale politica, perché fare la politica significa invece fare tante chiacchiere e anche fare tante chiacchiere, essere diplomatici e fare pochi, certe volte pochi fatti, certo. Quindi chi è stato atleta ha un po' di difficoltà a far politica. Però ci avremo bisogno di gente che abbia tanta passione per andare a parlare, perché io credo anche, come un po' il Tour de France che dice la Gambù, grazie al cacchio, lei il governo ci interviene anche pesantemente. Beh, ma tra l'altro... Noi qua abbiamo problemi... Sì, ma parliamo comunque di un paese... Alessandra ha la fortuna di stare in Olanda, che secondo me è la Mecca, perché qua tu esci, vedi solo biciclette, quindi per uno che gli piace andare in bici... E non ha neanche paura, perché vedo le mie colleghe anche che portano i bambini a scuola non sono mica male, con le cargo bike, quindi bellissimo, certo. Cioè i miei colleghi portano i bimbi a scuola in bici, cioè io non ho mai visto usare una macchina, penso non ce l'abbia neanche la urla la macchina, perché vedo sempre bicicletta, ed è proprio un modo di pensare veramente molto
smart, bello e sostenibile anche, no? Però anche la Francia, cioè si dice tanto della Francia, però bisogna dire la verità che la Francia sta facendo tante cose. E la Francia, ad esempio, prima parlavi dei ruoli, no, all'interno del mondo del ciclismo, ha parecchie commentatrici che fanno anche ciclismo maschile, danno vita a non solo Marion Russo, ne hanno anche delle altre. La stessa Audrey Cordoragua, mia collega, lei fa delle volte, quando non corre, fa la talent sia per le gare maschili che per le gare femminili senza nessun tipo di problema. Ha nutrizioniste che sono molto brave, ha direttrici sportive che sono molto brave anche nel ciclismo maschile. Diciamo che ci sono alcune formazioni World Tour anche francesi che hanno sposato, sono state anche tra le prime, mi pare, anche la Française des Jeux, ad avere maschi e femmine comunque come appeal, no? Quindi secondo me dobbiamo proprio prendere un po' in Europa, perché dico prima le scuole? Perché i bici bus, i bambini che vanno in bicicletta al nord è una cosa normale, sì. Poi invece la cosa normale, scusate, senza che nessuno si offenda, sono queste donne con tutto rispetto, con i SUV, neanche dovessero fare Parigi-Dakar, dove cacchio vai, e portano, ma lo dico da anni, fino all'ingresso, cioè c'è proprio la cultura, la mentalità che dovremmo cercare di cambiare. E questo è un consiglio che do a quelli che vogliono fare i presidenti un domani e colui che è presidente oggi, di poter fare delle cose per favorire questo dialogo tra scuola e sport, che poi non è sport, scuola è disciplina del ciclismo, che è qualcosa di ben diverso, credo. Poi a voi l'altra sentenza. No, hai ragione, e aggiungerei sport e vita, perché l'abbiamo detto, qui ci si rimette la pelle. La pelle. Infatti i bambini adesso sono tutti quanti tantissimi obesi, e poi lo vediamo, non sanno neanche più correre. No, il problema è fanno fatica vedere, perché magari anche nessuno gli ha iniziato ad andare in bicicletta, perché ci sono delle zone che realmente è impossibile andarci. Sono d'accordo. Bene, ragazzi, io settimana prossima avrò qua un ospite, perché devo tirarlo su di morale. Ti saluto, Carellini, ci sai tu settimana prossima? Vorrei no, perché tu registri, mi sa, lunedì. Io sono... lunedì, sì, perché martedì io sarò dove c'è, vicino Crema, dove era patria di Giancarlo Ceruti, ci sarà un momento di ricordo di questo, per me, grande uomo, molto discusso, però comunque un visionario. E l'ho apprezzato anche perché non ha fatto mai nulla per me, anzi, abbiamo anche tanto litigato, però credo che sia stata una persona che abbia dato molto di più di quello che ha preso nel ciclismo. Quindi andrò a questa commemorazione, un momento di ricordo, e quindi invito tutti ad esserci, insomma, seguiteci. A settimana prossima e ti ringrazio. Grazie a voi e grazie alla Ale. Alessandra, sì. Sei di una c'è uno splendore, e te lo devo dire con tutto il mio cuore, ma la gente ha già visto, quindi è inutile che io possa decantare la tua bellezza, sei una meraviglia. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie Elena, grazie. A settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.